Incontro molto importante quello che è avvenuto con il ministro Urso presso il Mimit tra i tre segretari generali di categoria. I temi toccati, i temi approfonditi sono quelle che dovranno vedere sviluppare le prossime politiche industriali di settore nel campo metalmeccanico, siderurgico, tutta la manufatturiera che legherà il mondo metalmeccanico delle piccole, medie e grandi imprese. È stato un incontro importante perché oltre a gettare le basi di un primo incontro esplorativo ma in qualche modo di visione, si è prefissato un appuntamento che come FIM chiedevamo da tempo, che è quello del tavolo Stellantis. Difatti il 14 febbraio come categorie, come segretari, abbiamo ottenuto un incontro specifico solo per il gruppo Stellantis, visto che sarà sul territorio italiano una delle aziende maggiormente colpite da quella che è la transizione ecologica, green e digitale, perché sappiamo benissimo che il grosso colosso automotive italiano è prossimo entro il 2030, così come dichiarazioni del CEO Tavares, a cambiare le proprie produzioni a favore dell'elettrico e abbandonando l'endotermico. Endotermico che oggi in Italia rappresenta un grosso bacino produttivo. Ricordiamo che non sovente continuiamo a dire che per tutto l'indotto e per il gruppo Stellantis a rischio ci sono 70.000 posti di lavoro se non saremo attenti a gestire questa transizione che vedrà che vedrà in qualche modo accompagnarci in una svolta epocale del settore automotive. L'attualità pone anche il rinnovo contrattuale, la trattativa è ripresa nel 2023, ha partecipato anche lei a Torino e c'è la speranza, l'auspicio che si possa chiudere entro febbraio, ma non a tutti i costi. Non a tutti i costi, esatto. Ci tengo a sottolinearlo, sono di rientro da Torino anch'io, dove settimana per settimana abbiamo incontri di due giorni con il management aziendale per approfondire, per negoziare quello che è il rinnovo del contratto collettivo specifico del lavoro. I temi affrontati fino ad oggi sono temi importanti, probabilmente non sono i temi centrali che il lavoratore vorrebbe sentirsi raccontare in questo momento, che è quello soprattutto legato al salario e quindi al recupero del potere di acquisto. Però sono temi fondamentali per strutturare il contratto che accompagnerà i prossimi 4 anni del gruppo Stellantis, perché ricordiamo che il contratto ha una validità di 4 anni e oltre all'aspetto salariale c'è tutto l'aspetto normativo, burocratico, di rappresentanza sindacale, di tutele di genere, di quello che è quello che accompagnerà il lavoratore anche nella prossima transizione all'elettrico. Ed è per questo che per noi è importante si chiudere il contratto in tempi brevi per poter avere subito con mano quello che è l'aumento salariale che noi chiediamo. Però non vogliamo che questa fretta possa in qualche modo far sì che di lasciar per strada temi importanti che magari oggi qualcuno può pensare non siano di fondamentale importanza, come la formazione, la riconversione del personale che nel prossimo futuro si vedrà ricollocare, perché da una mansione dovrà passare necessariamente un'altra. Intanto parte un nuovo contratto di solidarietà. Termoli è già partito dal 9 gennaio un nuovo contratto di solidarietà, sarà valevole fino a luglio, è uno strumento, come diciamo sempre, difensivo, uno strumento di gestione, è un momento particolare in cui riempiamo i giornali, i comunicati di messaggi con i quali carenza di materiali, difficoltà di approvvigionamento, difficoltà di reperimento metalli rari e terre preziose, non sono frasi fatte, ma è un problema oggettivo, è un problema che affligge in questo momento l'Italia, così come l'Europa, e il settore metalmeccanico, l'industria metalmeccanica, l'automotive, ma così tutto l'indotto, ne sta soffrendo. E io dico sempre che in questo momento è il vero cancro delle nostre produzioni, perché voglio sottolineare che non mancano le richieste attuali di autovetture e di veicoli, il problema è poterle realizzare, non bastano i materiali per poter portare a compimento tutte le produzioni che il settore chiede.